voi siete sia sponsor che speaker di questa giornata. Voi siete Alessandro Conti e Marco Balanzino. Ok, di Reply. Sostenere il DroidCon significa sostenere la tecnologia nel territorio piemontese e italiano in generale. Quanto è importante e perché questa cosa per il vostro brand? Allora, per noi è veramente importante per il semplice fatto che in questo momento nel panorama italiano, e specialmente quello piemontese e torinese, abbiamo delle forti difficoltà nel riuscire a reperire persone con competenze adeguate al nostro tipo di lavoro. E quindi un supporto in questo tipo di direzione è fondamentale. Diciamo che è una specie di investimento che speriamo che ci tornerà nel lungo. Invece come speaker, che cosa significa condividere la vostra esperienza al DroidCon? Come speaker, diciamo, è interessante condividere la nostra esperienza, le nostre idee. Quello che troviamo costruttivo è il fatto di poterci confrontare anche con altre persone da tutto il mondo e poter confrontare magari anche diversi approcci che poi un domani potrebbero tornarci utili anche a noi a livello lavorativo, a livello personale. Per quanto riguarda invece i consigli che voi dareste a un giovane uomo o donna che si approccia allo sviluppo e che vuole capire come muoversi per avere una carriera in questo ambito, cosa consigliereste? Diciamo che il primo problema, secondo noi, è che molte persone si lanciano nello sviluppo, che possa essere front-end, back-end, eccetera, senza avere una base solida. La base solida è fondamentale in ottica lunga, quindi ci capiterà prima o poi in qualche progetto di avere qualche problema particolare, complesso, che solamente le basi solide ci possono aiutare a risolvere. Quindi questo, secondo me, è non avere fretta, avere la giusta fretta, avere la giusta voglia di imparare, ma spendere anche quel pochettino in più sulle basi che magari possono essere noiose, ma aiutano. Spesso quello che probabilmente vogliamo poi portare anche alle persone che tendono ad entrare in questo mondo è il fatto che è poi molto importante la passione che ci si mette in questo lavoro, nel senso che probabilmente non significa chiudere la giornata lavorativa e chiudere tutto, ma magari anche approfondire per esperienza personale, per cultura personale, vari aspetti che poi possono sempre tornare utile e risolvere dei problemi che magari poi possono risultare complessi. Di solito noi chiediamo agli speaker che cosa consiglierebbero ad un'azienda che vuole un team efficiente e preparato di esperti. Voi siete sia degli speaker che effettivamente un'azienda e quindi dateci la vostra opinione a riguardo. Parto con la parte più alta, se vogliamo. Tendenzialmente la gente non si innamora dell'azienda, ma si innamora del proprio team e del proprio manager. Quindi questo è fondamentale, formare i propri manager, i propri project manager, i propri team leader. Questo è lo step iniziale. Dopodiché la formazione. La formazione ovviamente a tutte le persone piace sentirsi parte di qualcosa di più grande e quindi essere coinvolti in questo tipo di eventi è assolutamente un punto a favore.